Fino a ieri io reputavo lo Botka una pedina imprescindibile, cioè dicevo, lui è il primo che deve restare. Dopo queste parole, non sono così convinto. Signori, bentornati o benvenuti sul canale. Io sono Dario Detto il Dareonno e oggi, ragazzi, non facciamo video, diciamo, particolari come quelli che sono usciti ieri e l'altro ieri, però. Parliamo sempre di calciomercato. Oggi andiamo a commentare delle parole di persone in generale sul mondo Napoli, parole che secondo me sono interessanti e che meritano un video, quindi direi di non perderci in ulteriori chiacchiere e cominciamo subito. Giusto due secondi per ricordarvi che di iscrivervi, mi raccomando, iscrivetevi al canale perché è totalmente gratis. Diciamo, siamo lì per arrivare ai 3500 iscritti, quindi ragazzi iscrivetevi in tanti. Detto questo, allora, io direi di cominciare dalle parole di Salvatore Monaco. E voi direte, ma chi è? Salvatore Monaco, ragazzi, è il responsabile scouting dello Shakhtar. Ha detto delle parole, è stato, diciamo, intervistato nella trasmissione Si gonfia la rete. Quindi sapete di chi stiamo parlando, e ha detto delle cose. Ha parlato di Kiev, della situazione in Ucraina in questo momento, e poi gli sono state fatte delle domande su un calciatore che attualmente gioca nello Shakhtar, tale Sudakov. Un nome che, se ci pensate, a gennaio, durante il mercato, è stato fatto. Ha detto praticamente, vi faccio un po' un riassunto che Sudakov, sto leggendo sul computer, Sudakov ha un potenziale enorme e non è finito come calciatore perché è un giovane, è un 2002 e non sembrerebbe, viste le 30 partite giocate in Champions e le 20 con la nazionale, quindi un 2002, 22 anni e ha già esperienza internazionale sia in Champions League che nella sua nazionale. Oggi Sudakov è più un 10 in un 4-2-3-1, quindi una sottopunta. Nel centrocampo a 3 fa bene la mezzala sinistra. Può fare l'8 in un centrocampo a 3 oppure un 10, quindi può, diciamo, il suo ruolo sottopunta barra mezzala, quindi anche un giocatore versatile che ti permette di fare più diciamo, sistemi di gioco. Nel Napoli, e qui arriviamo alla situazione interessante, potrebbe fare il ruolo di Traoré, che ha talento. Poi è sempre il contesto che fa evidenziare potenzialità di un giocatore oppure gli fa fare un passo indietro. So che c'è stata un'offerta ufficiale del Napoli. Ricordiamo, durante il mercato di gennaio se era parlato 40 milioni allo Shakhtar per Sudakov, ma so che lo Shakhtar non l'ha ritenuta idonea secondo il valore di Sudakov. E questo è quanto, ecco, sulla parte secondo me interessante. Quindi, ragazzi, abbiamo avuto la conferma che il Napoli ha effettivamente provato l'affondo a gennaio per Sudakov ed probabilmente dopo quel rifiuto il Napoli ha deciso di virare su Traoré in prestito con diritto di riscatto. Probabilmente sarà andata così la situazione. Ora, ragazzi, queste dichiarazioni di Monaco secondo me sono importanti in ottica mercato di giugno perché se il Napoli ha fatto un'offerta da 40 milioni per Sudakov e poi dopo prende Traoré in prestito con diritto di riscatto, quindi i soldi effettivamente non li ha cacciati ancora, secondo il mio punto di vista vuol dire che evidentemente il Napoli ci riproverà per questo Sudakov a giugno. Dalle parole del capo scouting abbiamo capito che comunque lui è un giovane già, diciamo, pronto per certi contesti, già tante partite in Champions League, tante partite in nazionale. Dal punto di vista tattico, ti serve la mezzala perché perderai Zielinski e c'è Traoré in dubbio. Quindi attenzione a queste parole perché potrebbero essere magari un mezzo indizio sul fatto che Sudakov l'anno prossimo possa vestire la maglia del Napoli. Ovviamente, se dovessero prendere Sudakov, Traoré non verrà riscattato, quello mi sembra abbastanza logico perché non credo che vadano a spendere 70-80 milioni per due mezzali. Quindi attenzione ragazzi, perché queste parole sanno tanto di a giugno ci riprovo e magari ci riesco. Ecco, io la vedo così. Quindi monitoriamo questa situazione di Sudakov che pare essere un giocatorino niente male. Poi ovviamente se durante questi mesi si andrà avanti e verrà confermato e si prenderà Sudakov, ovviamente poi faremo un video dove lo studieremo. Studiarlo oggi
non ha molto senso, perché poi vi ripeto ancora una volta, questo è una cosa che va ripetuta sempre perché è fondamentale. Finché non si prende il DS, finché non si prende l'allenatore, parlare di giocatori più che altro in entrata, perché in uscita puoi fare dei ragionamenti, ma in entrata è ancora presto, perché se tu non sai l'allenatore come ragiona, che tipo di giocatori vuole, è inutile poi andare a parlare di chi può essere comprato. Però queste parole di Salvatore Monaco sono secondo me importanti. Detto questo, passiamo adesso a notizie potenzialmente in uscita, perché ragazzi, oltre a Salvatore Monaco ha parlato anche Branislav Jarusek, o Jarusek, non so come si pronunci, anche qui, ma chi è? Branislav Jarusek è l'agente di Lobotka. Sapete, Lobotka è in nazionale con la Slovacchia insieme a Calzona, e il suo agente ha parlato a dei media slovacchi e ha detto delle cose. Innanzitutto, una cosa che appena l'ha detta ho allo stesso tempo riso parecchio, però anche bestemmiato, perché ti fa capire proprio che i presupposti per fare una stagione buona oggi, quest'anno, non c'erano. Perché che ha detto questo agente? Ha detto che praticamente, secondo De Laurentiis, i giocatori che hanno vinto lo scudetto l'anno scorso l'avrebbero potuto rivincere con qualsiasi altro allenatore. Sì. Dopo la festa scudetto a maggio, là a giugno, De Laurentiis al giornalista di Rai: ma guardi, questa squadra può allenarla anche lei. Quindi tu già lì avevamo avuto il campanello d'allarme. Per quanto riguarda il futuro di Lobotka, ha parlato del suo futuro e ha detto che Lobotka è un profilo appetibile per tanti club, non solo per il Napoli. La scorsa estate abbiamo incontrato la società del Napoli per parlare di un'offerta dall'Arabia Saudita. Promettevano tanti soldi, ma Micheli, cioè Maurizio Micheli, il capo scouting del Napoli, disse: si fottano, parole sue, non trattiamo con loro. La Saudi Pro League avrebbe cambiato la vita economica di Stani, ma lui voleva giocare la Champions. Intanto sono scese le tenebre, come sempre. Attenzione a quest'ultima frase, ragazzi: lui voleva giocare la Champions. E l'anno prossimo come la mettiamo? Ma perché dici che non andiamo in Champions? Siamo ancora lì. Ragazzi, recuperatevi il video che ho caricato qualche giorno fa, dove vi spiego che dal punto di vista statistico e matematico è al 99% impossibile che non ci arriveremo. Comunque, futuro, se arriverà un'offerta irrinunciabile la valuteremo. A quasi 30 anni non gliene restano molti da professionista. Gli piacerebbe giocare in un club che lotta per vincere la Champions League. Ne abbiamo parlato con Deco, il Barcellona lo prenderebbe, ma dovrebbero succedere prima tante cose. E poi frasi di elogio da Xavi per Lobotka, che già conosciamo. E ragazzi, queste parole sono brutte, queste parole della gente sono brutte, perché lasciano la porta aperta a un addio in quest'estate. Lobotka ha detto, c'ha quasi 30 anni, quindi cioè, il treno della Big o passa adesso o non passerà più. Gli piacerebbe giocare in un club che lotta per la Champions League, per esempio al Barcellona. Io Lobotka ce lo vedo proprio benissimo in quel centrocampo. Aggiungiamoci poi che il Napoli senza Champions League, quindi attenzione anche qui, queste parole diciamo che non mi danno molta speranza, perché io penso che Lobotka sia uno di quei pochi da cui, diciamo, una delle poche certezze da cui il Napoli deve ripartire l'anno prossimo. E se lo vai a perdere è un problema importante, perché poi vallo a trovare un altro Lobotka. Queste parole della gente, ragazzi, lasciano la porta aperta, ecco, la prossima estate. Quindi potenzialmente potrebbe esserci anche una cessione di Lobotka. L'offerta irrinunciabile, quale potrebbe essere? Bella domanda. È un'offerta sicuramente che non sarà incredibile, perché senza la Champions League, ragazzi, i giocatori perdono di valore per quanto riguarda il cartellino. È un problema. E già adesso Lobotka è calato, perché mi pare che tipo a inizio anno ne valeva 40, adesso ne vale circa 30, e senza Champions League scenderà ancora. Ecco, quindi attenzione. Fino a ieri io reputavo Lobotka una pedina imprescindibile, cioè dicevo lui è il primo che deve restare. Dopo queste parole non sono così convinto che resti al 100%, ma facciamo un 70% resta, un 30% va via.
Ecco, quindi dobbiamo soltanto sperare che non si presenti appunto l'occasione della Big che ha bisogno di un giocatore come lui, perché altrimenti il rischio di perderlo secondo me c'è. Detto questo, ragazzi, fatemi sapere un po' la vostra nei commenti riguardo tutto quello che abbiamo detto in questo video. Lasciate un like se il video vi è piaciuto. Iscrivetevi, che è totalmente gratis. Attivate la campanella perché così rimarrete sempre aggiornati. Detto questo, ragazzi, domani è sabato. Probabilmente sia domani che domenica non caricherò video. Poi dipende un po' sempre dagli argomenti, perché se ci sarà qualcosa da argomentare farò il video, altrimenti ci aggiorniamo a lunedì. Magari facciamo che il weekend ci riposiamo, ecco. Quindi detto questo, noi ci vediamo alla prossima. E sempre e comunque, forza Napoli.